Siamo alla ricerca della famosa sedia di Giovanni Meli, dove si dice che venisse qui anche a Terrasini a ispirarsi per i suoi immortali poemi. Non risulta da nessun documento storico una citazione, un riferimento scritto da cui si può evincere che effettivamente Meli venisse a sedersi su quella sedia. Ma certo il fatto che se ne parli significa che c'è sicuramente un fondo di verità tramandato oralmente. Nell'immaginario popolare, della cultura popolare orale, è così e dobbiamo crederci. Purtroppo però una sorpresa ci ha colti qui questa mattina. La grotta perciata imbrattata da improbabili ti amo giovanili, altri ti amo in nero e ancora ti amo salvo. Che poesia! E ora vediamo di rintracciare questa famosa seggia. Da giovani non avevamo difficoltà, andavamo a colpo sicuro. Oggi in età avanzata abbiamo dimenticato i tracciati, i sentieri che ci portano direttamente a quella famosa seggia. La camminata è piuttosto pericolosa, ma dovrebbe essere da queste parti, anche su indicazione di un amico che ci ha detto trovarsi più o meno in questa direzione. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo, se non cadiamo prima. Qualche salto. Dovrebbe essere al di qua di questa piegatura di rocce straordinaria e ci credo che Meli venisse qui a ispirarsi. Guardate che meraviglia. Vaghiamo tra queste rocce disconnesse e pericolose, forse abbiamo finalmente individuato il punto esatto. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Certo che doveva essere atletico questo Meli. Sì, è proprio questa, anche se l'usura del tempo ne ha trasformato qualche tratto. Io ricordavo più o meno questo da giovane, da ragazzo. È una sedia, ha una parvenza di sedia. Ma siamo sicuri che si sedeva lì? Ha un tiro di fionda la Maiduzza, girando l'angolo di queste meravigliose alture rocciose di mare. A sinistra c'è la famosa, dicevo, Maiduzza, termine che dovrebbe derivare dalla Maidda, proprio per la forma di Maidda, dove si spremeva, si macinava il pomodoro per la salsa.
Ecco qui la spalliera, i braccioli, ma è questa. E se non è questa, illudiamoci che lo sia.